Come ogni giovedì, ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island, che quest'anno è un misto tra NIP e VIP. Tra le coppie VIP c'è quella formata da Antonella Elia e Pietro Dalle Piane, che stanno dimostrando di essere i veri protagonisti del reality dei sentimenti. Eh sì, perché le cose tra loro due non vanno affatto bene. Ieri sera, poi, è accaduto qualcosa che ha indignato il pubblico italiano, che sui social si diverte a commentare le puntate. Al falò, Filippo Biciglia ha annunciato alla Elia che c'era un video per lei. Nel filmato si vedono Pietro Dalle Piane e la tentatrice Beatrice condividere una gustosa cena e varie confidenze. L'attore, ad un certo punto della serata, ha rivelato qual è il punto debole di Antonella Elia: la paura di non essere ricordata perché, appunto, non ha un figlio e quindi non ha lasciato nessun segno su questa terra. Chi segue la showgirl da un po' sa benissimo che avere un figlio è da sempre stato il suo più grande desiderio, che purtroppo però non è riuscita a realizzare. Pietro ha detto che lui si sente soddisfatto della sua vita proprio perché un figlio già ce l'ha e quindi ha creato una sua discendenza, cosa che invece non ha Antonella. La Elia si è sentita molto offesa da ciò che il suo compagno ha dichiarato su di lei e si è sfogata con le sue compagne di viaggio, che insieme a Filippo Biciglia l'hanno rincuorata. Le parole di Dalle Piane hanno fatto molto scalpore anche tra il pubblico, che tramite i social ha mostrato il suo sostegno nei confronti della showgirl. Per quanto riguarda il non aver figli, non è la prima volta che l'attore si è espresso su ciò. In un pinnetto, infatti, la Elia lo aveva sentito darle dell'egoista, proprio perché non sa cosa significhi essere un genitore. Quello di ieri sera, per Antonella, non è stato un falò semplice, perché Filippo le ha mostrato ben due filmati. Se nel primo c'era la cena, nel secondo c'era di più. Pietro Dalle Piane si è infatti appartato con ben due tentatrici, Beatrice e Ilaria. I tre hanno eluso le telecamere, il che significa che di questo incontro non ci sono immagini, ma solo un audio. Pare anche che sia scattato un bacio. A confessarlo è stato proprio l'attore a Lorenzo, suo compagno di reality, il quale gli ha consigliato di stoppare tutto. Ovviamente Antonella ci è rimasta malissimo, perché forse mai avrebbe immaginato di scontrarsi con qualcosa di simile. Come andrà a finire questa storia? Non ci resta che attendere. Alla prossima!